Bianca Azzei ha superato definitivamente la fine della storia d'amore con Max Biaggi. La cantante, reduce dalla partecipazione all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, fa sapere di aver ritrovato la serenità proprio grazie a quei mesi trascorsi in Honduras, lontano da tutto. Stremata dalla fame e dalle prove fisiche, Bianca ha ridimensionato ciò che era accaduto nella sua vita, riannodando i fili dell'amore più importante in assoluto, quello verso se stessa. Intervistata dal settimanale De Più, annuncia dunque la ritrovata serenità. Ho passato mesi difficili, ero distrutta, avevo il viso segnato dal dolore, mi si leggeva in faccia che stavo male. Essere lasciata all'improvviso dal mio fidanzato Max Biaggi, senza nemmeno uno straccio di motivo, è stato un colpo tremendo. Dopo 2 anni e mezzo di amore non me lo meritavo. Ora, dopo mesi di dolore, sono riuscita a voltare pagina e in questa nuova pagina ci siamo io, i miei genitori, la musica e la mia cagnolina Mela. Ora ho una nuova storia d'amore, non con un uomo ma con me stessa. Sì, adesso voglio dedicarmi a me stessa. All'ex compagno ho un unico appunto da fare. Al dolore di essere stata lasciata, si era aggiunto il modo in cui ero stata lasciata. Dopo tutto quello che avevamo passato insieme, mi sarei meritata di essere guardata in faccia e di sentirmi spiegare perché fosse finita. Invece da lui mi sono sentita dire esclusivamente che aveva bisogno di stare da solo. Avevo detto tutta me stessa, almeno uno straccio di spiegazione me la sarei meritata. Bianca resta però consapevole del grande affetto che Biaggi nutriva e nutre nei suoi confronti, un sentimento che di cui fu Mara Venier a parlarle in diretta all'isola per risolverle il morale. Ho incontrato quella persona, ti vuole tanto bene, le raccontò l'opinionista, sperando di restituirle il sorriso. La rinascita passata per l'Isola dei Famosi. Incredibilmente, considerando che si tratta di un reality, è stata proprio l'isola a fornirle la spinta necessaria a guardare avanti. In Honduras, lontana da tutti i suoi affetti, Bianca ha capito di dover tornare a lottare. In Honduras, in quella situazione estrema, e ho iniziato a vedere la mia vita in Italia da lontano e ho capito che non mi era accaduto nulla di irreparabile. Era finita una storia d'amore, era stato doloroso, ma c'è di peggio, di molto peggio. Il giorno della svolta è stato quando mi sono tolta il costume e mi sono tuffata nuda in mare e mi sentivo libera, felice e sentivo riemergere il mio lato ironico e positivo che da tempo era sepolto dentro di me. Si riferisce a quel bagno senza costume con Jonathan Cashanian, con cui si vociferava fosse nato un flirt. Nessuna storia d'amore tra i due, comunque solo un'amicizia sincera cominciata durante le registrazioni del reality e alla quale Bianca tiene ancora oggi. Ci vogliamo bene, con lui sto benissimo. La sua allegria è stata fondamentale per superare il dolore per Max Biaggi. Chi se ne frega.